Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come. Secondo un'anticipazione di Uomini e Donne, si è scatenata una lite accesa tra due dame e la situazione si è calmata soltanto dopo l'intervento di Maria. La nuova stagione del dating show di Maria De Filippi è cominciata col botto. Nella registrazione del 12 settembre è scaturita un'accesa lite tra due dame. Soltanto l'intervento di Maria ha messo pace tra le due donne. Le donne in lite, come rivelato dalle anticipazioni di Uomini e Donne, hanno un trascorso all'interno del programma e già in precedenza, tra loro, non scorreva buon sangue. La lite è scoppiata a seguito dell'intromissione di una delle due nella conversazione dell'altra. Scintille che poi sono state spente da Maria in persona. Anticipazioni Uomini e Donne, caos in studio. Le anticipazioni di Uomini e Donne hanno rivelato uno scenario bollente nello studio di Maria De Filippi. Nonostante il programma sia tornato da poco, dopo lo stop estivo, si è già sfiorata la rissa tra i due ex, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Tra i due protagonisti del Trovaover non tira buona aria. Nella registrazione di cui stiamo parlando, però, la lite si è accesa tra due donne. Due dame, che nel loro percorso all'interno del dating show, hanno già avuto discussioni e questo perché hanno avuto modo di relazionarsi con lo stesso cavaliere. Come riportato dalle anticipazioni di Uomini e Donne fornite da Trono Classico e Over, il ritorno nel parterre di una di loro ha attirato le critiche dell'altra e gli animi si sono surriscaldati. Avete capito di chi stiamo parlando? Ecco chi sono le dame e perché hanno litigato. Le anticipazioni di Uomini e Donne hanno fatto emergere vecchie divergenze. Le due dame che si sono scontrate in modo acceso sono Roberta Di Padua e Ida Platano, entrambe ex di Guarnieri. La Di Padua è rientrata nel programma dopo che è stata fatta una richiesta specifica dal cavaliere Alessandro. Dopo essere stata a cena con il cavaliere, ha deciso di interrompere la conoscenza appena cominciata. Nel frattempo però, ha preso la decisione di restare nello studio di Uomini e Donne. Questo, stando a quanto riportato anche da Superguida TV, è stato il motivo che ha acceso la scintilla. Non è noto come si sia svolto il resto della conversazione, ma ciò che è invece una certezza è che la lite ha preso toni molto caldi. Maria De Filippi è intervenuta per cercare di sedare la situazione ed è riuscita nel suo intento. Non resta che attendere la messa in onda della puntata per vedere cosa è successo tra le due dame. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.